Bene, eccoci nuovamente qui con un altro scenario del nostro corso di Packet Tracer. In questo secondo scenario abbiamo preparato una configurazione con due router, sempre molto semplice, però ci consente di introdurre dei concetti di instradamento. Abbiamo a questa parte una sottorete, cioè una rete locale, che è una 192.168.0.0/24. Il PC è 0.2, il router, cioè il gateway del PC, è la 0.1. Da questa parte, ah, scusate, notate che qui il cavo è un cavo cross. Da questa parte abbiamo collegato due PC tramite uno switch all'interfaccia del router. In questo caso abbiamo una rete 172.16.0.0/16 in cui questo PC è 0.2, il PC2 è lo 0.3 e il nostro router è 1, non è ancora stato settato. Ok, quindi possiamo passare a fare la configurazione del router. Ok. Allora, clicchiamo sul router Milano e intanto iniziamo a vedere subito una cosa. Al router abbiamo aggiunto nello slot 0, intanto lo accendiamo, due interfacce seriali, cioè oltre al modulo di base che conteneva due fast Ethernet, una console e una porta UX, abbiamo aggiunto, trascinandolo, questa interfaccia. Trascinandola da qui a qui. Questa operazione è possibile solo a router spento, quindi prima dovete spegnere il router, inserire il modulo e poi riaccenderlo. Allora, vediamo se il router è partito. Ok, perfetto, Milano. Allora, enable, passiamo in modalità privilegiata e vediamo. Ok, le interfacce. Allora, come vedete, ok, c'è la fast Ethernet 0.1 che è quella collegata alla rete locale up e dobbiamo configurare una di queste due seriali. Partiamo dalla configuriamo la 1, per esempio. Ok, anche in questo caso lo possiamo fare da qui o direttamente dal terminale. Facciamolo qui. La rete seriale che sarà un punto punto tra i due router sarà una 200.100.50.0/30, quindi questa la possiamo far diventare la punto 2. Siccome è un barra 30, questa sarà una 252. Ok, on. Perfetto. Ok, benissimo. Adesso chiudiamo il router Milano. E andiamo nel router Torino. Anche qui abbiamo la nostra interfaccia che configuriamo. Questa la 0 e questa volta sarà una 200.100.50.1 barra 252 on. Benissimo. E dobbiamo solo collegarle con un cavo. Clicchiamo qui. E prendiamo il nostro cavo. Questo sarà collegato alla 0 e questo alla nostra seriale 1. Benissimo. Proviamo a fare dei ping adesso. Vediamo se Milano, per esempio, può pingare Torino. Allora andiamo in CLI qui. Vediamo subito. Exit. Allora facciamo un bel ping. 200.100.50.1. Perfetto. Quindi vuol dire che un pacchetto è andato da Milano a Torino ed è tornato. Notate che quando faccio il ping, questi pallini verdi blinkano. Ok, perfetto. Quindi si raggiungono. Vediamo se PC2 raggiunge Milano. Ok. Allora, PC2, IP config, lui è il 172, vediamo se pinga il suo gateway, 172.16.0.0/24,
0.0.1, perfetto. Adesso vediamo, il gateway è questa porta qui, vediamo se pinga questa. Ping 100, 200, punto 100, punto 50, punto, quella è la 2. E va tutto bene. Allora, andiamo ancora a Milano un attimo e vediamo, show, e vediamo la tabella di routing, show IP route. Allora, non abbiamo detto niente, il nostro povero Milano conosce questa rete e questa perché sono direttamente collegati. Infatti lui dice, io conosco la 172.16.0.0 che è collegata alla mia fast Ethernet e la 200 che è collegata direttamente. Ma allora forse noi possiamo da PC2 andare qua direttamente, perché qui ci arriviamo. Lui conosce la porta collegata, non conosce la PC0, ma fin qui ci arriviamo. Proviamo a vedere, vediamo per curiosità cosa succede. Quindi invece di fare 200-152, che abbiamo visto che era già una cosa avvenuta con successo, diciamo, beh, router, visto che se arrivi qua, fai che arrivare qua, tanto questa rete la conosci. E proviamo a pingare l'1, cioè questa porta. Niente. Non riusciamo a pingare. Però è strano in effetti, perché qua Milano conosce perfettamente questa rete. Allora qual è il problema? Il problema è questo, che il ping è un comando che ha due percorsi, cioè viene mandato un pacchetto SMP qua e se il destinatario conosce il se si arriva al destinatario, sarà il destinatario che risponde. Quindi questa volta Torino deve rispondere a PC2. Però PC2 si trova in una rete che Torino non conosce, perché Torino, guardate qui, se facciamo Torino anche qui conosce le sue interfacce direttamente collegate. Show IP brief, scusate, show IP route. Lui conosce solo la 192 qua e la 200 qua. Quindi quando il messaggio di ping arriverà a Torino, ma poi Torino non può rispondere perché non conosce dov'è la rete destinataria, cioè non conosce questa rete qui. Allora, andiamo su Torino e diamo il comando, cioè gli diciamo, io adesso ti insegno dove si trova la 172.16. E ci sono due modalità per dirglielo. Gli diciamo IP route. Guarda che quando vuoi raggiungere la rete 172.16.0.0 255.255.0.0 ti conviene. Allora, qui abbiamo due possibilità. O gli diciamo di passare da questa qua, e cioè gli diciamo di passare dal serial 0 barra 0 barra 0 barra 0 barra 0 barra 0. Ecco, scusate, dovevo entrare in modalità configurazione e questa volta posso dire IP route IP route 172.16.0.0 255.255.0.0. Così vi faccio vedere anche l'altro comando. Gli possiamo dire o di passare dalla seriale oppure gli possiamo dare l'indirizzo del next hop. Che attenzione è questo? Quindi o l'interfaccia da cui uscire, la porta da cui uscire, o l'IP del next hop, che nel nostro caso è 200. Punto 100 punto 50 punto 2. Ok, vediamo com'è cambiata la routing table di Torino. Show, no, exit. Ok, show IP route. Ecco, allora abbiamo le due informazioni sulle reti direttamente connesse, connected, e poi questa S sta per static. È una rotta statica perché gliel'ho data io direttamente. Ok?
Adesso torniamo nel nostro PC2 e vediamo se il ping ha più successo. E vediamo che adesso risponde. Perché? Perché questa volta Torino sa come mandare, cioè lui sa che se deve mandare qualcosa a PC2, cioè a questa rete, deve passare da qui. Vediamo un po' se questa volta PC2 riesce a contattare PC0. Provate a pensare, cioè se io faccio un ping di 192.168.0.2, riusciamo o no? Eccolo qua. No, il gateway ci dice no, non so dov'è. Come mai? Per lo stesso motivo di prima, perché se io provo a pingare questa rete, il mio PC2 non sa dov'è. Chiede a Milano e Milano gli dice: guarda, io non so la rotta per andare in quella rete. Proviamo ad aggiungerla. Ok? Adesso andiamo a Milano, config terminal, e gli diciamo IP root. Allora, ti do la rotta per andare da 192.168.0.255.255.255.0. Adesso gli diciamo, guarda, se vuoi andare là, passa da questa porta qui. E quindi gli diciamo, serial 0 barra, mi pare, non mi ricordo. Allora. Milano ha la serial è collegata al 001. Ok. Eravamo a Milano, serial 0 No, era 011, eccolo qua. Benissimo. Exit. Show. IP root, e anche stavolta dovremmo, ecco, due direttamente connesse e una statica, ok? Qua. Vediamo un pochino se riusciamo ad arrivarci. PC2. Niente, allora c'è qualcosa ancora che non va, vediamo come mai. Allora, abbiamo detto che PC2 ha IP config IP config, lui è un 172.16.01. Allora è Milano il problema. Milano, vediamo un po'. Allora sa che ha connesso quella direttamente, staticamente 192.168.0.0 barra 24 direttamente connessa serial 001. Vediamo un po'. Ok. Serial 001 e quindi questo sembra corretto. Eccoci, era corretto, dovevo ridare il comando una volta. Benissimo. Quindi, da PC02 riusciamo ad aggiungere, dal PC 172, quindi da questo riusciamo ad aggiungere questo qua. Allora, riassumendo, ogni router conosce solo le rotte direttamente connesse. Nel caso in cui si voglia raggiungere una rete remota, utilizzando un routing statico, cioè fornito direttamente dal sistemista, quindi con tutti i limiti di questa cosa, è necessario dire a ciascun router come fare a raggiungere una rete remota e lo si può fare o indicando la porta da cui uscire oppure l'IP del next hop. Bene, per oggi abbiamo concluso e ci vediamo al prossimo scenario.